Però ora siamo lontani dall'ultima missione. Che palle, devo rifarmi tutto il percorso. Qua c'è anche un minigioco. Dolci imprese livello 2, va bene. Tanto ormai li abbiamo fatti tutti, tanto vale farlo. Evita le torte che cadono. Va bene, questo è come il primo che abbiamo fatto, solo senza i... come si dice? Il contorno che sennò ti fa cadere. In realtà alla fine non è neanche difficile. Il più difficile era il livello 3, ovviamente. Intanto mi metto qua per sicurezza. Ecco appunto, come se non lo sapevo che arrivavano altre torte. Oh. Calmo. A parte quanto spreco di torta. Cacchio. Sai che farlo in compagnia di amici, questa è una battle royale incredibile. Sai che non mi ha lasciato un secondo fermo qua. Mi ha fatto continuamente muovere. La torta lì scura è un problema, perché secondo me l'ombra non la vedi bene. Più è scura la torta, più hai problemi a vederla dove arriva. Tac, tac, tac. Ci mancano 12 secondi. 7, 6. Dai che ci siamo. 2, 1. Oh, vinta. Semplice, stavolta non siamo neanche morti neanche una volta. È facile. E abbiamo raccolto un uovo. Vorrei vedere tutti gli ingredienti che abbiamo raccolto finora. Perché mi sa che ovviamente non abbiamo completato neanche una ricetta. Anche perché l'altra volta, va bene, magari colpa mia tra virgolette che non ho fatto i minigiochi, ma sincero, se non servono alla trama non li faccio. Poi in questo caso, vabbè, li sto facendo perché l'altra volta ormai li abbiamo iniziati a fare. Ho detto, vabbè, ci siamo, li facciamo. Finalmente comunque, potrò cucinare in una vera cucina. L'ultima missione è là in fondo. Io passerei da qui. Ecco fatto. Eviterei il biondino e correrei subito. Dov'è che è? Ah, qua sopra, è vero. Però aspetta, già che siamo qui allora. Ecco fatto, grazie. Siamo a 60 amuleti. Neanche tanti, ma neanche troppi, pochi. Quindi dicevo, saliamo qua sopra. Sali. Ecco, ci è voluto un po', ma ce l'hai fatta. Qual è l'ultima missione? Sollevamento pesi. Allora, aspetta un secondino che, visto che c'è una moneta... Ecco qua, giusto perché era lì. E eccoci qua, sollevamento pesi. Spegni la ventola per poter passare. Sale attraverso il condotto dell'aria condizionata, arriva alla presa dell'aria del muro. Trova il modo per attraversare il muro e raggiungere la carrucola. Ma... ah no, ok, è con noi lui. Forza, vediamo di sbrigarci. Eh certo, come no. Mi sto addormentando. Allora, saliamo qua sopra le scatole. Ecco fatto, devo salire qui. Con che lentezza però. Uno, due e vai. Uno, due ed eccoci qua. Allora, dobbiamo spegnere la ventola. Così possiamo passare, giusto? Allora, dobbiamo arrivare con la palla lì. Come? Con calma, allora. Quindi ti devo spegnere, ma come ti spengo? Togli il peso dalla sedia, così Jit la può spostare, dai! Ah, ok, dobbiamo passare da qui. Aia, che male! Ah, era il riscaldamento questo? Vabbè, abbiamo preso danno, tra poco moriamo. No, 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 no! Uff. Non ho idea di come siamo sopravvissuti. Comunque, aspettiamo che esca fuori di nuovo. Ecco fatto. Comunque quello non è per spegnere il ventilatore, ma per farlo muovere a destra e a sinistra. Non vorrei dirlo, eh. Non è il tasto di spegnimento quello. Però dettagli, no? Tra poco tra l'altro moriamo e quindi dovremmo rifarci tutto il minigioco. Ok, la palla la portiamo qui, giusto? Come? Ecco fatto, grazie della salute. Però me ne è data una, me ne servivano un po' di più, Ecco qua. Andiamo anche dall'altra parte.
Va bene, guarda, non chiedo. Ok, una caduta da qua e siamo morti. Attenzione, Remy. Uno, due. Ecco fatto. Calmo, calmo, calmo. Mi hai preso dalla sedia, così Jit la può spostare, dai. Non poteva essere semplice, vero? No, no, non lo è mai. Non è mai semplice, Remy. Ok. Ok, ci siamo, con calma. Allora, eccoci qua. Mi sto mordendo il labbro per la tensione proprio. Oh, le piattaforme sono piccolissime. Sono piccolissime. Allora, fanno il giro da destra a sinistra tutti quanti. Questo vuol dire che basta seguire questa qui. Ecco fatto. Madonna mia, la tensione. Si taglia con un grissino. Però questo è uno shortcut, dai. Se cadiamo, perlomeno. Togli il peso dalla sedia, così Jit la può spostare, dai. Va bene. Potrei spingere tutto il giorno. Ma dai. Cibo, ma come nessuno cibo, ha visto la porta aprirsi, un topo portare via una sedia? Scusami. Faccio troppe domande. Va bene così. Va bene così. E ora torniamo nelle fogne? No. Oh sì. Ed ecco qui l'ultima missione. Dobbiamo aiutare i linguini a cucinare? Alla ricerca della calamita. Ah no, è vero, l'ultima era la calamita. Oh no. Sembra Sonic così piegato. Gotta go fast. Gotta go fast. Gotta go fast, 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 fast. Porta il peso alle carrucole. Usa le carrucole per recuperare la calamita dalla spazzatura e evita i gatti infuriati sul tetto. Oh no. L'altra volta, tra l'altro, mi avevano detto che possiamo respingere le palle di pelo che i gatti ci sparano. Puoi vedere dentro il ristorante le luci canare sul tetto. Già. E io continuo a muovermi velocemente. Attraverso il vento. Me l'hanno neanche sparato. Ecco, uno sputo me l'hanno tirato adesso. Allora, dove devo andare? Ah, eccola là, la carrucola. L'ho vista. Ma, no, ma come? Ok, e siamo qui. Ma io? Dove cacchio devo andare? Devo andare da quella parte. E ok. Ma come ci passo? Non ne ho idea. Non è spiegato. Dove devo andare? Ah, aspetta, forse ho capito. Forse ho capito. Dobbiamo arrivare là sopra con il peperoncino e ci apre la via. Il punto è, il peperoncino, dove cacchio lo prendiamo? Ce n'è uno lì. Ottimo. Ecco fatto, facendo un po' di giri illegali. Ce l'abbiamo fatta. Dai, sputami. Bastardo. Ma scusami. Dai, sputa. Stupido gatto. Ecco qua, scusami, eh. Ah. Ok. Fantastico. Che è successo? Ma è esploso il gatto? Recupera una calamita dal bidone della spazzatura. Portala sul tetto, potrebbe servirti. Tetto, bene. Calamita, bene. Ma è esploso il gatto. Ti dice porta il coso di là. Ok, e come ci arrivo di là? Boh. Poi mi spiegate come fa un bambino a non rompersi le balle di un gioco simile. Mi sto rompendo le balle io. Allora, qua intanto ci sono delle scatole da rompere. Visto che già lì c'è il peperoncino, io vado a prenderla. Così già ci liberiamo di una difficoltà, ovvero togliere quelle scatole subito. La vera domanda è come cavolo vado a prendere quel peso? A meno che, ma non credo. Allora forse la palla. Aspetta, no dai, non può essere. Non può essere questa la soluzione, vero? Non è che non deve schiantare con la palla là, vero? Porca di quella. Ti odio. Dai, prendi sto peso e andiamo dall'altra parte. Con la palla. Tiè, ti ho portato il tuo stupidissimo peso. Che non è che poteva mettere nostro fratello che pesa probabilmente uguale a sto peso. No, 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 no. Doveva mettere un peso. Forza, Remy, prendi la calamita. Potevamo usare il nostro calamita? Fratello che pesa uguale. Anche di più, forse, sicuro. Prendi sta calamita, va.
Ah, certo. Cibo, cibo. Tutto il resto lo dobbiamo portare a mano. Questo ce lo infiliamo da qualche parte mistico. Tutto ti odio. E rieccoci nelle fogne. Oh, dove sta nostro padre? Sempre di là, vero? Che missione hai per me stavolta? Dolci scherzetti al buio. Apri la cella frigorifera e aiuta la banda a portare la torta fuori dalla cucina. Apri la porta del sblocca la porta della cella frigorifera usando la rattapulta sopra i fornelli. Bene, libera la strada per Git in modo che possa spingere la torta fuori dalla cella frigorifera. Uso la rattapulta vicino alla porta della cella frigorifera per disattivare l'allarme. Porta la palla ai 1000 così potrà usarla per rompere le lampadine. Figa, abbiamo 10 minuti. Uè, sì. Allora, questo è l'allarme? No, questa era la porta. No, sì, è l'allarme, scherzavo. No, era la porta. Che ne so, sta facendo tutto a caso. Allora, dobbiamo trovare un peperoncino. Ne avevo visto uno qua da qualche parte. Allora, so che c'è un peperoncino. Non mi ricordo dove, però. So di averlo visto. Contano tutti su di te per la torta. Certo. Quando fa comodo a tutti, cioè, hanno bisogno di te. Dove sta il peperoncino? Eccolo là. Non era lì, però, l'altra volta. Mi sa che l'hanno spostato giusto per la missione. O sì, era già qua. Boh, chi lo sa. Comunque, andiamo a rompere le scatole. Che dobbiamo portare la palla a nostro fratello. Dov'è la palla? Eccola qua. Quindi, beccati questo. Ma eccolo là. Madonna mia, il peperoncino era qui accanto. Porca di quella miseria. Guarda. E sto zitto che è meglio. Il tempo scorre, Remy. Presto, prendi la torta. Io ti ammazzo, ti giuro. Ti giuro che se potessi ti ammazzerei. Dov'è il peperoncino? Perché non riappare? Ecco, appunto. Prendi sto peperoncino. Tra l'altro, c'ho una missione da quella parte. Ma che cos'era? Non ho visto. Beccati questo. Tac, 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 tac. Uff, ok, lì c'è la torta. Questo fa in modo che Git trascini la torta dentro una scatola. Sì, 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 con calma. Allora, dammi un secondo. Allora, portiamo la palla da qualche parte, che non so. Sblocca la porta, e ce l'abbiamo. Libera la strada per Git in modo che possa spingere la torta fuori dalla cella, e ce l'abbiamo. Usa la rattapulta per portare la cella frigorifera e disattivare l'allarme, e dobbiamo disattivarlo. Porta la palla di Mil così potrà usarla per rompere le lampadine. Allora, lì mi sa che c'è quella dell'allarme, ma là sopra io come ci arrivo? Devo farmi tutto il giro, vero? Ok, e io sono qua, e ora? Dentro la scatola? Eccoci qua. Per fortuna questo era già qui. Ora disattiviamo l'allarme. Allarme disattivato, credo. Sbrigati, contano tutti su di te per la torta. Sì, e io come passo? Scusami. E io come passo da qua? Aia, che male. Dobbiamo portare la palla ad Emil. E va bene. Ma Emil dov'è? Tempo scorre, Emil. Presto, prendi la torta. Ora qualcuno mi spiega come io avrei dovuto vedere che queste erano le salsicce in cui mi dovevo arrampicare. Qualcuno me lo spieghi. Era talmente sottile la cosa blu che non si vede una sleppa. Tanto cielo. Tieni, Emil. Beccati la palla. Abbiamo ancora 4 minuti, su. E ora, beccati questo. Ma non funziona la luce. La torta! Dov'è la torta? L'è sparita! No! La torta sta scappando! Maron! Corri, Remy, corri!
corri più in fretta che puoi per non lasciare che Skinner e gli altri ti prendano. Cosa sta facendo quello col martello? Aia! Ma porca miseria, ste vongole! Guardalo lì che scivola. Calmati! A parte che non ho idea di come io sia riuscito a schivare. Ma a parte, quello è ghiaccio o sale? Ma quanti vetri rotti ci sono? È impazzito quest'uomo. Ma sai che neanche nei livelli di Crash Bandicoot tutta sta roba, veramente? C'è neanche in Crash Bandicoot c'era tutta sta fuga da fare. E io intanto ogni tanto tiro una triangolata giusto per aumentare la nostra distanza da lui. Oh beh, come sono morto? Come? Che stavo correndo. Qualcuno me lo spiega perché perché io non l'ho capito. Credo che si sia incastrato e quindi non mi avesse fatto passare. No, sono caduto. Non so dove sono. Caspita, essere un vero chef non è uno scherzo. E devo rifarla di nuovo da qua, che palle. Ora sei spacciato. Ora sei spacciato. Caspita, no, essere un vero chef non è uno scherzo. Ma come, dai, ma come può essere instant morte la zuppa? Ora dobbiamo solo evitare la zuppa, ecco fatto. Ecco qui, dai che ci siamo. Ecco fatto. Finalmente. Finalmente siamo andati avanti. Dai, ci siamo. Forza, forza. Forza che ci siamo. L'abbiamo finita, forse. Ti prego, dimmi che l'abbiamo finita. Non ce la faccio più. Da quanto stiamo correndo? Aia, le bottiglie di vino. Il più grande nemico di un alcolista. Oh, calmo. Ma c'è un pollo tacchino e un estintore che girano su se stessi. Dai che se questa è l'uscita, questa è l'uscita. Ce l'ho fatta per un Dio ti ringrazio. Ne abbiamo aumentato la salute.